Buongiorno, bisognerebbe fare una gara per ottenere la seconda lacrimuccia, ma ce la risparmiamo. Sono passati 40 anni, sono passati tutti 40. Perfetto, grazie. Allora, posso girarlo un po'? Cercherò qua in questo intervento di fare una comparazione tra i parametri qualitativi e quantitativi, senza fare ovviamente la presentazione dei test, perché non è questo, non c'è tempo, non c'è modo e non è la sede, ma andando a vedere alcuni punti critici, di criticità rispetto a questi due elementi. Cercherò di sottolineare quanto sempre più in realtà un'analisi qualitativa ci possa dare degli elementi invece sostanziali per arrivare alla giusta diagnosi. Inizio con una piccola provocazione. I numeri fanno una diagnosi? Direi che la risposta è ovvia, no. Eppure questi numeri, e ma ne avrei potuti mettere anche molti, molti di più, sono numeri reali, sono numeri che appartengono a dei bambini veri, che sono venuti da noi, con il loro corredo sotto il braccio di diagnosi di dislessia, e nessuno di questi numeri in realtà corrisponde a un disturbo dell'apprendimento e non parlo solo di un disturbo specifico, anche di un disturbo aspecifico. Potrei parlarvi del meno 1,76 di S che si chiama Matteo e del meno 14,54 che si chiama Caterina, ma di Caterina un po' vi parlerò dopo. Cercare di andare minimamente con ordine. E il primo step evidentemente è quello di individuare la presenza reale quando ci arrivano i bambini in prima visita, quindi nel primo accesso, di vedere se realmente ci sono delle alterazioni di quello che è la prestazione del bambino rispetto alla classe d'appartenenza. Voi dite, beh, ve lo portano in consultazione, ci deve essere. Non è vero, perché a volte la preoccupazione dei genitori è eccessiva e portano bambini che fanno degli errori ma che sono compatibili con il livello scolastico. Tante altre volte ci portano bambini che hanno delle fragilità reali ma non un disturbo e questo mi conforta l'intervento della dottoressa Lucangeli di venerdì dove si sottolineava la differenza, no? Fra alterazione e disturbo, quanto il bambino venga disturbato da quell'alterazione. Una volta individuata la presenza, scusate, e poi rivendico un po' il diritto a sbagliare nei bambini. Oggi un po' si perde il diritto di sbagliare, no? Come se dovessimo avere per forza sempre bambini perfetti, bambini che non sbagliano mai, che non fanno mai errori di ortografia, che leggono come ottimi lettori a 7 anni e così via. Invece il diritto di poter sbagliare. Noi cerchiamo di risignificarlo molte volte in prima visita quando arrivano questi bambini che sostanzialmente devono avere solo più tempo per essere veramente dei bravi lettori. Una volta però individuata la presenza, l'alterazione, in questo senso si deve arrivare a un percorso diagnostico per arrivare alla diagnosi clinica e io sottolineo a dire la parte più importante è una diagnosi ecologica, cioè quanto impatta quella difficoltà del bambino sulla qualità della sua vita, sul suo rendimento scolastico, sull'immagine di sé, sulle relazioni che genera e crea con i compagni, ma anche con i familiari. Come viene gestita quindi la frustrazione, ahimè, dei genitori nel non avere un figlio perfetto nel momento della prestazione massima che è quello dell'inserimento alla scuola elementare. E quindi dobbiamo andare a vedere l'adattamento sostanzialmente. Dobbiamo arrivare ovviamente a una diagnosi differenziale e andare a cercare, attraverso un'osservazione esaustiva, anche l'individuazione della o delle matrici di queste difficoltà. Sappiamo che ci possono essere tante matrici, anche il dottor Ciambrone ce l'ha fatto capire prima, no? Per arrivare a un intervento terapeutico mirato. Non mi soffermerò sui punti cardine dell'anamnesi, ma solo sull'ultimo punto che vedete, ossia la storia del disturbo in atto. L'anamnesi sappiamo tutti che è un punto nevralgico, indispensabile per arrivare a una corretta diagnosi. E la storia del disturbo deve essere raccontata, deve essere tracciata, tanto più
quando ci arrivano, e questo accade sempre più spesso, ragazzi grandi, ragazzi del anni fa, 10, sono 20 anni che sto nel servizio, ma 10 anni fa, 12 anni fa non ci arrivavano tanti ragazzi delle superiori, pochi ce ne arrivavano delle medie, e adulti pochissimi, ci siamo dovuti un po' ritarare negli anni sui grandi. E oggi invece arrivano, e se un fenomeno io lo osservo quando è in uno stato di compensazione, potrebbe anche non presentare manifestazioni evidenti. Io ho bisogno però di sapere perché questo ragazzo, questo a volte giovane adulto, ha un disagio tale nel momento in cui deve fare una cosa, se volete, elementare come leggere e scrivere, ha un disagio tale da venire a farsi fare una valutazione. Evidentemente devo avere la storia, devo sapere la storia di questa sua difficoltà. E quindi nell'anamnesi specifica della parte, quindi del disturbo in atto, del disturbo dell'apprendimento, dovrò andare a vedere come è stata l'evoluzione dei prerequisiti, e torniamo al discorso che abbiamo fatto prima, l'andamento degli apprendimenti dalla prima elementare, se vi sono state delle atipie generali, l'assetto psicoaffettivo con cui il ragazzino è arrivato in prima, perché è un bambino che non si vuole separare dalla madre e non si riesce a inserire nel gruppo classe, non vuole confrontarsi con un insegnante o con la sola situazione prestazionale, perché abbiamo tanti bambini che nel piano relazionale si riescono a inserirsi nella classe, ma quando li metti davanti alla prestazione si chiudono e si bloccano. È un dato fondamentale. E poi la gestione del problema, perché la gestione in termini personali, quindi il grado di frustrabilità e di frustrazione, ma anche in termini di gestione familiare. Noi sono tantissimissimi anni che, posso dire, imponiamo, no? Imponiamo non si può dire, però consigliamo vivamente l'inserimento, diciamo, far seguire il bambino nei compiti pomeridiani da un tutor, perché abbiamo visto che l'affiancamento dei genitori, della madre, per la gestione, ad esempio, dei compiti pomeridiani, quando la prestazione non è ottimale, soprattutto, diventa un momento di conflitto, va a minare poi quella che è una sfera affettiva e relazionale, oltre a non servire a nulla nei confronti sul piano, diciamo, di apprendimento e didattico. E poi in ambito scolastico, come viene affrontato? L'abbiamo appena visto col dottor Ciambroni in ambito scolastico. In breve, il primo livello di osservazione, che segue il principio quindi di inclusione all'interno di una difficoltà, di un disturbo, la presenza assenza di deviazione dalla norma. Un secondo livello di osservazione, poi sostanzialmente quello che ci porta alla diagnosi, è quello di esclusione, per arrivare quindi a una diagnosi differenziale. Ma un terzo livello di osservazione è quello che poi ci dà veramente gli strumenti operativi, concreti, pratici, sia in termini terapeutici che in termini di aiuto scolastico, che è quello di andare a analizzare precisamente lo stato degli apprendimenti, quindi il funzionamento, e quindi come il bambino si esprime nelle sue difficoltà, ma soprattutto nelle sue capacità e nelle sue potenzialità. E proprio per andare poi a lavorare su quell'area famosissima di recupero prossimale. Oh, questo non so se desta qualche polemica, ma intendo nel dire che il test, i test, tanti, indispensabili, ed è indispensabile utilizzarli in maniera plastica e ovviamente appropriando il test al singolo bambino e non per batterie finite, già organizzate, sono degli strumenti, non devono essere dei vincoli. Non è possibile che se io a un test ottengo un risultato che però non viene valutato, non viene inserito, non viene integrato all'interno di una valutazione globale, clinica del soggetto, non può avere più peso di noi clinici il risultato del test. Perché è solo questa analisi che consente la vera valutazione delle capacità e delle performance, che non sempre coincidono, la performance non sempre coincide con la capacità o con le difficoltà. Poi nel caso clinico che porterò un po' dimostrerò questa cosa.
Adesso su questo non mi voglio soffermare, ma ci sono ovviamente dei punti, diciamo, nevralgici di criticità valutativa per non incorrere, e a volte purtroppo capita, in diagnosi contrastanti o operatori dipendenti. E ovviamente la scelta dello strumento che si adopera, la scelta delle misure normative. Un elemento di estrema criticità è la mancata integrazione fra l'osservazione diretta, quello che è l'osservazione indiretta, quindi quello che ci viene riportato a livello anamnestico o di racconto da parte, per esempio, dei genitori, e la mancata integrazione dei dati emersi. Io non posso avere una serie di fotografie che metto accanto l'una all'altra, ma dovrò integrare tutte le informazioni che sono riuscita a ottenere. Mi piace parlare, si parla di osservazione, valutazione, io uso sempre la parola capire, cioè io quando sto davanti a un bambino voglio capirlo in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti. E altro elemento è la rigidità operativa. Noi sappiamo l'importanza di essere rigorosi nell'utilizzo dello strumento, ovviamente valutativo, perché se non fossimo rigorosi avremmo delle diagnosi operatore dipendente, evidentemente mi devo attenere a quella che è una standardizzazione, a quello che è un modello che deve essere. Ma ciò non significa che bisogna utilizzarlo in maniera rigida, ciò non significa che dobbiamo avere un assetto rigido. Dobbiamo comunque, anche in sede di osservazione e valutazione, essere per esempio empatici e sintonizzarci su quel bambino che abbiamo davanti. Vi faccio solo un esempio rapidissimo. A seconda del bambino che ho davanti, ci sono delle circostanze in cui presento il test. Se il bambino, per esempio, è un bambino che ha un diffuso disinvestimento prestazionale con un assetto, no, di disistima del compito che gli viene fatto, ne abbiamo tanti di questi bambini che attivano queste modalità difensive, diciamo così, e io lo presento come un compito difficilissimo, cioè come un compito quasi inarrivabile, e diventa quasi una sfida. Allora, io non ho modificato le modalità di somministrazione, ma ho messo e ho attivato il bambino in modo tale che quasi in sfida con me, che gli dico: guarda, non lo so se ce la facciamo, sinceramente, e il bambino si attiva. Così come di fronte ai bambini insicuri, tremanti, ipervigili e che ti controllano ogni minima espressione per capire se hanno ben reso, eccetera, io tengo un atteggiamento quasi, cioè, di partecipazione, come dire, affettiva sì, ma di distacco rispetto alla prestazione, come se quello che sta facendo, tutto sommato, manco lo guardo, ma forse mi scorderò anche di guardarlo dopo. In questo c'è creatività e plasticità, senza dire che anche ciò che viene presentato deve essere frutto di una piena consapevolezza di ciò che si deve andare a osservare e vedere. Una volta somministrati i test, ripeto, standardizzati, se io ho bisogno di altre informazioni, dove per esempio c'è il mio intervento di mediatore, io le invento le prove, le invento lì per lì, adatte a quel singolo bambino. E poi, per esempio, nel caso clinico vi farò vedere un piccolo esempio di questo. Su questo veramente sorvoleremo, andremo velocissimi, sono i parametri sostanziali, correttezza e rapidità, non c'è bisogno neanche di parlare, che sono le aree di indagine. Ci tengo invece di più a sottolineare la strategia di lettura e la fluidità e prosodia. Io devo valutare con attenzione questi due parametri, perché sono poi i parametri su cui io poi andrò ad agire, perché sono i due parametri dell'area della compensazione. E lo vedremo meglio poi. E poi l'investimento emotivo nel momento in cui il bambino sta leggendo, sta scrivendo. Che tipo di assetto ha? Che tipo di coinvolgimento ha? E ovviamente la comprensione del testo. Strategie, parlavamo prima della strategia di lettura, devo andare a analizzare se il bambino è fissato e bloccato sulla strategia sublessicale o se già sta avviando un processo di lessicalizzazione della lettura. Questo, ripeto, mi aiuta molto per sostenere l'evoluzione e quindi la compensazione del disturbo.
Oh, questo è un piccolo esempio. Allora, velocità e fluidità sappiamo essere i parametri che più lentamente si normalizzano, perché sono proprio insiti del processo di automatizzazione dell'atto, che è il punto, diciamo, più complesso da superare. Ma questi elementi si strutturano sulla strategia sublessicale. Ma la strategia sublessicale si riesce a innestare se c'è un contesto emotivo, didattico, terapeutico che lo consente. Anche il vissuto del disturbo in ambito familiare determina il passaggio, per esempio, alla via lessicale, non solo la gravità del disturbo stesso, anche una serie di altri fattori correlati. Quindi, analizzare i parametri, li abbiamo detto prima, analizzare la tipologia di errore. Non è sufficiente la famosa prova che usiamo tutti, MT di comprensione e rapidità, non è sufficiente computare quanti errori fa, perché potrebbe raggiungere un limite di errore non accettabile solo con esitazioni, senza commettere alcun errore specifico, fonologico per esempio. Quindi andare ad analizzare la qualità dell'errore, anche per andare a individuare, per esempio, una delle due o tutte e due matrici principali, quella visiva e quella uditiva, alla base appunto del disturbo. Inoltre bisogna comparare rapidità e correttezza, correlandole anche all'assetto emotivo del bambino, e questo ve lo faccio vedere con la slide successiva. Altro elemento è andare a... Se io osservo il bambino e riesco a capire il punto dove è arrivato nell'apprendimento, perché mi piace più capire dove è arrivato più che quello che non è riuscito a raggiungere, mi piace invertire questo tipo di concezione, posso anche andare a individuare dei blocchi dell'evoluzione del processo di compensazione. E vediamo, per esempio, bambini eccessivamente ansiosi e preoccupati di sbagliare, e noi sappiamo che un bambino è preoccupato di sbagliare perché si è anche specchiato nella preoccupazione relativa al suo errore da parte o degli insegnanti o dei genitori, no? Le modalità, per esempio, di interrompere la lettura di un bambino continuamente ad ogni errore per riportarlo sulla parola sbagliata, è ovvio che enfatizza l'importanza. Io sto ulteriormente rallentando l'atto di lettura in quel modo, perché lo fermo e lo faccio poi ripartire. Evidentemente sottolinea, no, con l'evidenziatore, che sbagliare è abbastanza grave, tanto che mi interrompono continuamente. Quindi questa tipologia di bambini arriva, lo abbiamo riscontrato in tantissimi bambini, a volte ad un blocco, cioè nel momento in cui in realtà potrebbero fare questo benedetto passaggio a una strategia perlomeno mista, così diciamo, di lettura, per poi arrivare alla strategia, si fermano su una via sublessicale. Che cosa fanno? A volte regrediscono nella loro capacità, cioè destrutturano, a un certo punto arrivano a destrutturare la morfologia della parola pur di non sbagliare. Che fanno? Leggono in modalità sublessicale, in modo fonemico-sillabico. Io non faccio errori se leggo in maniera fonemico-sillabica, perché lo sappiamo che il disturbo dell'apprendimento fa, tolte il primo anno dove i bambini nella corrispondenza fonema-grafema rallentano un po', ma lo sappiamo che non è il problema nel momento della decodifica della singolo grafema o della sillaba, no? E questi rarefanno talmente tanto l'atto di lettura che non sbagliano più, ma leggono. Hanno interrotto la loro capacità e competenza di lettura. Così come un bambino dove c'è invece un disinvestimento, ne abbiamo tanti, ne abbiamo parlato prima, totale rispetto alle prestazioni inerenti alla lettura e scrittura, che butta via, io dico così, no? Butta via, cioè disattiva le capacità analitiche, disattiva tutte le competenze che avrebbe e inventa le parole, appunto, arriva quasi ad inventarne talmente tante da anche lui non leggere più. Evidentemente questa modalità è una modalità emotivo-comportamentale dettata da questo assetto generale del bambino. Questo è l'esempio di quello che stiamo dicendo. Se rispetto ai parametri qualitativi e quantitativi, allora, se io leggo come il primo bambino, cioè in maniera sublessicale, evidentemente avrò una rapidità deficitaria,
perché se io leggo a livello fonemico o sillabico è ovvio che non posso rispettare i tempi attesi per il mio livello scolastico. Però posso avere per i parametri del test punteggio zero rispetto alla correttezza. La comparazione dell'assetto emotivo, della strategia di lettura e degli errori e della rapidità è quella che mi consente di invalidare, cioè non dare peso a quel buon punteggio di correttezza, perché sostanzialmente il bambino non ha letto. Così come un bambino troppo eccessivamente affrettato, che butta via le parole, avrà una rapidità, potrebbe avere una rapidità nella norma. Non sta sostanzialmente decodificando il testo, leggendo il testo, ma evidentemente avrà tanti errori rispetto alla correttezza. Il parametro rapidità non è attendibile, anche se formalmente buono. Così come in un DSA, qua ho fatto l'unico caso in cui faccio una distinzione tra DSA e i disturbi aspecifici, la comprensione del testo, sappiamo insomma che adesso il tema della comprensione, del disturbo della comprensione del testo è in fase di studio per inserire anche questo all'interno dei disturbi specifici dell'apprendimento. Comunque, se vogliamo fare un'analisi proprio clinica nel disturbo dell'apprendimento specifico, in cui non ci devono essere, proprio perché c'è questa diagnosi, alterazioni di natura cognitiva, linguistica e così via, la comprensione del testo può essere alterata da due fattori principali, se vogliamo semplificare, che è quello della gravi e severe difficoltà, alterazioni di correttezza e rapidità e l'investimento emotivo, cioè un iperinvestimento emotivo sull'atto di decodifica rispetto all'atto invece più complesso di comprensione, che quindi la correlazione semantica. In un disturbo invece aspecifico, noi abbiamo tanti bambini con disturbo aspecifico, per esempio alcuni borderline cognitivi, alcuni ritardi lievi, che hanno raggiunto una competenza strumentale di base anche sufficiente, ma in questi bambini riscontro una carenza nella comprensione del testo per l'implicazione ovviamente della loro diagnosi primaria, che può essere l'efficienza intellettiva alterata, le funzioni esecutive o l'organizzazione linguistica, lo stato psicoaffettivo ed emotivo. Stessa regola ovviamente vale per la scrittura. Noi ci troviamo sempre più spesso davanti a bambini che ragazzi, scusate, alle scuole medie, che hanno dei costrutti frasali poverissimi nel componimento scritto spontaneo. Il componimento scritto spontaneo è ovviamente ambito che va valutato, ma non fa diagnosi. Nel senso, è l'ambito ortografico che fa diagnosi. In realtà, quanto alterazioni, soprattutto nelle classi medie e superiori, poca fluidità e quindi affaticamento nella fase invece strumentale, no, dell'apprendimento strumentale, ha portato questi ragazzi a non fare il percorso lineare di espansione della capacità scritta creativa, e li ha portati a questo rallentamento, e quindi ci troviamo oggi tanti ragazzi alle medie, tante che non sanno fare un tema. E lo stesso quindi invece discorso deriva per quanto inverso il percorso invece per i disturbi specifici, dove, ripeto, problematiche linguistiche, cognitive o di altra natura incidono sulla loro qualità di capacità di scrittura spontanea. L'osservazione globale serve sì per fare diagnosi differenziale, ma serve anche per andare a individuare la matrice delle difficoltà dei bambini. Facciamo l'esempio della disgrafia. Se io sono un bambino che disgrafia sempre più presente nelle classi nelle classi in questi ultimi anni. Se io sono un bambino che disegna bene, sa copiare bene le forme, ha una buona capacità percettiva, non ha problemi di natura psicomotoria e così via, ma presenta una disgrafia, e spesso la disgrafia si inizia a manifestarsi non dalla prima elementare, ma dalla quarta, dalla quinta, alle medie. È ovvio che non parliamo di una disgrafia di natura strumentale, ma parliamo di una disgrafia di natura emotiva,
una disgrafia di copertura, perché quando si inizia a avere tanta esperienza di fallimento e di errore alle spalle, a un certo punto c'è un meccanismo che porta i ragazzi a dire: preferisco che mi dicano che non mi hanno potuto, mi hanno messo due e non m'hanno, perché non mi hanno potuto correggere il compito perché lo scrivo malissimo, rispetto al fatto che sto in terza media e ancora faccio tanti errori come se stessi alle elementari. Evidentemente, se invece io ho un problema di grafismo, eccetera, parlerò di una disgrafia, cioè per capire quanto l'osservazione deve essere volta alla globalità del bambino. Io non potrei mai capire il senso di quella disgrafia se non vedessi disegnare, per esempio, il bambino. Quindi, per poi arrivare al nostro caso clinico, valutazione non giustapposizione, con integrazione di tutte le informazioni dirette o indirette e un'analisi, un bilancio adattivo. Adesso vi presento Caterina, era il nostro meno 14,57%, era lei. Allora, Caterina viene da noi in istituto che ha 8 anni, sta all'aprile, quindi quasi fine, diciamo, della seconda elementare. È una ragazzina che si presenta anche lei con la sua cartellina sotto il braccio con una diagnosi di DSA, in particolar modo disortografia, e una prescrizione di logopedia. Come ogni bambina la prendo, viene in stanza, iniziamo a lavorare attraverso il disegno, le solite cose, e subito si vede che l'assetto certo della bambina non è un assetto che ci aspetteremmo a quell'età. È una bambina molto, come dire, quasi fisicamente parlo, chiusa su se stessa, estremamente timida, estremamente volta a compiacere me, in quel particolare caso. Dalla sintesi anamnestica, perché il servizio poi è andato avanti con la raccolta anamnestica, esce fuori che questa bambina non ha avuto alcuna alterazione nelle tappe di sviluppo, ha avuto un buon inserimento scolastico, un apprendimento nella norma fino all'inizio della seconda elementare. Che vuol dire? Che nessuno ha segnalato alcun problema o difficoltà per tutta la prima elementare. Ma un blocco istantaneo, una regressione, un stravolgimento delle capacità acquisite fino a quel momento all'inizio della seconda elementare. Questo naturalmente ha attivato i genitori in milioni di modi, hanno fatto anche la risonanza magnetica a questa bambina, perché evidentemente una perdita di capacità istantanea in questi termini ha destato anche dubbi neurologici. Bene. E là inizio la valutazione. So che chiedo in genere ai bambini con che vogliamo iniziare, ovviamente dopo il disegno, dopo la colla, adesso io vi arrivo alla parte saliente. E la bambina ovviamente mi dice che vuole iniziare dalla lettura. Lettura adeguata, cioè capacità tecnica in termini di correttezza e rapidità e anche comprensione del testo nella norma. Passiamo alla scrittura. Prova di dettato frasi, 86 errori, meno 14,54 di S dalla media. Ovviamente per chi insomma utilizza i test sa che si può calcolare, io ho usato per questo tipo di taratura la prima versione del DDE che mi dà la possibilità di fare il computo di tutte le tipologie di errore e si sa che si può calcolare un errore per parola. Ma se io avessi potuto calcolare ogni errore effettivo, sarei arrivato circa 300 errori in 12 frasi. Senza dirvi niente, questo deve destare un sobbalzo dalla sedia, perché non è possibile una discrepanza di questa entità, tanto più che la bambina sta alla fine della seconda elementare. La sappiamo che la compensazione non è lineare, no? Tra lettura e scrittura, ma certamente non in seconda elementare, dove sostanzialmente stiamo parlando di due facce della stessa medaglia. Una discrepanza di questo tipo già di per sé non è compatibile con una diagnosi di specificità, intanto per iniziare. Secondo elemento estremo
di estremo significato clinico è la tipologia di errore, cioè, oh, peccato, l'ho scritto, non volevo, la sistematicità dell'errore. Guardate un po'. Se io non vi dico le frasi, voi trovate una sistematicità? O vi sembra che sono lettere casuali quasi? Al, io faccio fatica anche a leggere, Amam, Uci, Kov. La frase è, e vediamo se troviamo la sistematicità di errore, la mamma cuciva i pantaloni con l'ago. La trovate la sistematicità di errore? Esatto. Ma non solo questo. La bambina scriveva in quel modo rapidamente, come se scrivesse dal verso corretto senza fare questa tipologia di inversione. E secondo punto, c'è una destrutturazione morfologica. Ovviamente ci sono anche degli errori ortografici, ma vi prego di non li prendiamo proprio in considerazione, non hanno peso in questo tipo di fenomenologia, ovviamente, di questo sintomo. Grafemi, l'avete capito il sistema causato? Ogni sillaba ha i grafemi di quella sillaba invertiti. Per fare questo io vorrei avervi che aveste tutti carta e matita e provare in maniera fluente a scrivere una frase sotto dettatura invertita in questo modo. C'è bisogno di una competenza metafonologica per fare questo e una competenza di scrittura che, vi assicuro, non appartiene a tutti. È stato scioccante. Devo essere sincera, all'inizio, perché ho impiegato qualche frase per capire il meccanismo. Ho interrotto, come vedete, dopo le prime tre frasi, perché poi era l'una di notte e così via, con le sillabe. Ho detto, vediamo se la sillaba isolata fa lo stesso, cioè se su tutte le forme esercita questo tipo di atti di coso, sulle parole isolate, vedete, sotto è casa, beh, su tutto faceva così. Al che io, che sono notoriamente la più cattiva di tutti, però non sono così cattiva, quando non stresso, soprattutto in prima visita, un bambino con pedissequamente tutto il test dall'inizio alla fine, perché quando un bambino effettua questa entità di errori, io non lo frustro in questa maniera. Io questa bambina l'ho frustrata, ma perché avevo un obiettivo di vedere se con l'affaticamento la riuscivo a smontare, cioè se con la stanchezza alla fine questa smetteva di fare questo meccanismo complicatissimo. Niente, non c'è stato niente da fare. La vedete l'ultima riga? Com'è scritta? Beh, bene. Ho inventato uno strumento. Non c'è un test standardizzato che c'è dove c'è il dettato di sillabe invertite. Non c'è. E io mi sono sforzata come una pazza mentre lei disegnava, perché non volevo che mi vedesse tutto sto sforzo, non mi pareva degno di me. E ho inventato la frase al akas a el fenser, difficile da dire, il bu. Me la so prima scritta, mi sono esercitata nel leggerlo e poi l'ho letta. E la bambina ha scritto al dritto. È ovvio. Lei effettuava un'inversione completa, costante. Io l'ho obbligata a scrivere giusto. E l'ho poi, cattiva, obbligata a rileggere. Ed è stato un colpo duro vedere che aveva scritto bene. Devo dire, è stato un colpo duro. Allora, il sintomo, evidentemente, Magda, hai parlato tante volte, no? Il sintomo è la scrittura. I segni clinici erano l'ansia, l'insicurezza, la dipendenza, il tono dell'umore depresso, l'immaturità, lo stato di angoscia durante le prestazioni didattiche. Io non entrerò qua nel merito, io volevo tanto che Magda si inserisse per essere molto più profonda di me invece nell'analisi di questo stato della bambina, e vi posso solo raccontare. È una bambina un po' vessata. Allora, vedere il film, il bambino che prima di fronte a una richiesta di quel tipo ha iniziato a fare blero blero, questa bambina non ha fatto blero blero ma ha iniziato a scrivere invertito. La diagnosi reale quindi non è disturbo dell'apprendimento,
perché non si può avere quella competenza espressa in quella maniera, ma un disturbo dell'attaccamento con severo stato depressivo. Il sintomo difensivo è la destrutturazione della scrittura. A un certo punto io mi faccio medicalizzare pur di liberarmi delle pressioni che ho. L'intervento, psicoterapia e counseling. Non è stato indispensabile non avere nessun contatto di natura tecnica o logopedica. Psicoterapia e counseling. E un patto è stato fatto terapeutico con la famiglia e la scuola, un po' forte, ma Magda è coraggiosa, di totale divieto di scrivere per 6 mesi. Siamo stati fortunati perché c'erano i mesi estivi, 3 mesi estivi di mezzo, e 6 mesi per dare la possibilità, ovviamente, agli incontri, alla psicoterapia, di innestarsi subito, ma soprattutto per destrutturare una modalità disfunzionale. Io devo far dimenticare, no? Per poter ricostruire a un certo punto. Allora, qua anche non entrerò nel merito di analisi troppo approfondite, perdonatemi, però mi piace, Magda è stata molto brava e gentile, mi ha mandato i disegni. E vedete, questo è un test cartamatita, un test proiettivo, maggio 2011, quindi proprio in sede di valutazione e poi di inizio subito di psicoterapia. Vedete quanto è povero: stelle marine, un granchio, un sasso, tutto schiacciato sul basso, nessuna apertura, nessun segno vitale. Qua, dicembre 2011, dopo 7 mesi di psicoterapia, vi ricordate quella bambina tutta dimessa? Sì, 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 io qualunque cosa mi dici, io la faccio, schiacciami pure, calpestami, tira fuori il mostro, e che si è arrabbiato con tutto il mondo perché tutti gli dicevano cosa fare e si era stufato di seguire l'ordine delle maestre, delle mamme, dei papà, tante mamme, non una mamma, tante mamme, tanti papà. E secondo te c'è un modo di parlare a questo mostro? Gli viene chiesto. No, è finita. Questo è quello che a me fa uscire le lacrime. Dopo 8 mesi di psicoterapia e dopo 6 mesi di blocco di scrittura, cioè era stato vietato, questa bambina non poteva scrivere, dopo 8 mesi di psicoterapia, il sintomo di inversione, cioè il sintomo suo difensivo, psichico, fortemente psichico, si è estinto. Questo è il suo fondo del mare, dopo 1 anno e mezzo di psicoterapia. Si commenta da solo, direi, questo disegno, apertura. Io spero che Caterina era il delfino, però veramente segni vitali ovunque. A un certo punto affrontiamo, diciamo, viene presa una decisione, proprio perché lavoriamo in questa equipe multime, di tante figure, arriva la richiesta di fare logopedia a Caterina, 12 sedute, perché sostanzialmente aveva, giustamente, se vogliamo dire giustamente, nel senso che è abbastanza, ce lo aspettiamo spesso, una fissazione del sintomo rispetto a due caratteristiche della scrittura, che era la codifica dei digrammi e gli errori ortografici, cioè tutto il resto l'aveva sistemato, quei sintomi me li tengo, quei segni me li voglio lasciare belli forti accanto a me, che mi fanno da un po' da scudo, così non mi ricominci a vessare subito. E poi una strategia disfunzionale rispetto alle capacità in generale di apprendimento e quindi rielaborazione, ma da una bambina tanto ansiosa è ovvio che non possiamo aspettarci un rendimento. L'obiettivo quindi era quello di destrutturare, cioè non era quello di formare, insegnare, spiegare come erano i digrammi o le regole, ma era quello di destrutturare questo meccanismo, dandogli, io lo chiamo così, uno strumento alibi. Aveva bisogno di un alibi, di qualcuno che gli dicesse: ora lo sai, basta, non si può fare, sei stata brava, hai imparato, più che imparare, che si può fare? E infatti sono bastati pochi giochi di discriminazione rispetto alle articolazioni rafforzate per superare il problema delle doppie, ma soprattutto serviva al termine di ogni seduta dirgli: ecco che bello, finalmente l'hai imparato, finalmente questa cosa l'hai capita. Veniva la seduta dopo con risolto il problema che aveva capito la seduta precedente.
La modalità un po' più resistente è stata abbandonare la difficoltà, no, più che non era una difficoltà, il rifiuto a codificare i digrammi. È stato più difficile. E a un certo punto ho pensato che dovevo togliere la sua attenzione da questo. E abbiamo trasformato la nostra stanza in una specie di circo, per cui lei scriveva mentre saltava, scriveva ad occhi chiusi, codificava questi digrammi o parole con questi digrammi camminando all'indietro, tirando la palla, io togliendo quindi l'attenzione dal compito che gli stavo e portando la sua attenzione su un altro agito. Questo ha estinto questo blocco, diciamo, all'interno delle sedute praticamente da subito. Tornava a casa, tornava a scuola e continuava a dire non mi ricordo come si scrive gne, gne, sh. E allora ho usato un altro piccolo trucchetto, un altro piccolo alibi gli ho dato. Abbiamo appiccicato con un lavoro da certosine questa stringhettina, gne, sh, gne, sul retro di ogni quaderno. E io gli ho detto ma che problema c'è, non te lo ricordi? C'hai la guida, lo vai a vedere dietro e abbiamo risolto così il problema. Questo ha consentito l'estinzione del sintomo. In 12 sedute l'abbiamo mantenuta, direi. E questo mi piace concludere con questo disegno di Caterina, dopo 3 anni dal nostro incontro, insomma, con Magda, con l'istituto, e direi con una bambina diversa da quella che ha disegnato quel mare triste triste pieno di sassi.